Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone. Continuiamo in collaborazione con le Camere di Commercio Italiane all'estero, rappresentate da Assocamerestero e anche con la Banca Popolare di Sondrio, il nostro percorso di esplorazione, grazie a dei testimoni privilegiati, dei paesi nei quali l'internazionalizzazione può rappresentare una grande opportunità per la ripresa delle nostre PMI, facendo leva soprattutto sull'attrattività del Made in Italy. Oggi parliamo di Tunisia, un paese unito all'Italia da profondi e consolidati legami politici, culturali, economici e le cui radici affondano nella prossimità geografica, nella convergenza di interessi nell'area mediterranea e anche nelle numerose opportunità di contatto e di scambio tra le rispettive comunità nazionali. Oggi il nostro ospite di OK Italia Parliamone per parlare appunto delle opportunità per le nostre imprese in Tunisia, il presidente della Camera di Commercio Italiana in Tunisia, Fradi Murad. Buongiorno Murad. Buongiorno. Murad, come vate in Italia con il Covid? È abbastanza bene Murad, ora cercheremo di capire anche qual è la situazione in Tunisia e anche uno degli argomenti che tratteremo durante questa nostra intervista chiacchierata. Bene Murad, sul piano economico la Tunisia ha sempre presentato delle caratteristiche che possiamo definire ideali per gli investitori italiani. Questo grazie alla vigilanza geografica, ad una normativa locale che favorisce gli investimenti e anche ad un basso costo dei fattori di produzione. Possiamo dire che la Tunisia rappresenta un ponte per l'Italia sul Mediterraneo, possiamo anche chiamarla una vera e propria piattaforma produttiva naturale per le imprese italiane che sono impegnate a diversificare le proprie attività e cercano di penetrare nuovi mercati nel nord dell'Africa, nel Golfo e anche nell'Africa francofona. Il nostro paese, ricordiamo, oggi è il secondo partner commerciale della Tunisia, con un saldo commerciale inattivo e con un interscambio bilaterale del 2019 che si è assestato a circa 6 miliardi di euro. Poi addirittura per quanto riguarda gli scambi commerciali, con piacere notiamo che negli ultimi due anni l'Italia ha superato anche il competitor, definiamolo così, Francia. Questo ci fa gran piacere e poi chiederemo a lei qualche notizia in più su questo. Bene, Murad, in Tunisia la presenza delle aziende italiane è molto forte, lo abbiamo detto, è anche ben radicata e nonostante le difficoltà di questi ultimi anni, le imprese italiane hanno mantenuto le loro posizioni, spesso anche incrementandole. La gran parte di queste imprese è concentrata nella Grande Tunisi e nelle regioni costiere, ma nell'ultimo periodo, grazie anche ad una manodopera qualificata presente su tutto il territorio tunisino, le imprese italiane si stanno situando sempre più anche nelle regioni interne. È chiaro che l'epidemia Covid-19 sta ovviamente avendo impatto su tutte le economie dei vari paesi e anche in quella tunisina. Ricordiamo che dall'inizio dell'epidemia la Tunisia ha registrato, dati presi ieri, 18.413 casi di infezione con 265 decessi. Questo quindi è un periodo delicato per la Tunisia che è alle prese purtroppo con un continuo aumento dei casi di contagio da Covid-19. Dato molto rilevante su cui vorrei anche il suo parere dopo è che a partire dal 28 settembre del 2020 anche il nostro paese, l'Italia, è stata inserita nella categoria cosiddetta arancione, ovvero quella categoria di paesi per i quali, oltre all'obbligo di presentazione del test negativo, è previsto l'obbligo di un auto-isolamento disciplinare per 7 giorni. E ultima notizia fresca che diamo oggi è che nella giornata di ieri, 1 ottobre, la nostra ambasciata italiana ha comunicato che gli uffici dell'ambasciata italiana e anche della cancelleria consolare resteranno temporaneamente chiusi fino a nuove indicazioni. Murad, le chiedo cosa sta succedendo e soprattutto qual è la situazione reale Covid-19 oggi in Tunisia, se si è regolarmente tutti al lavoro o se ci sono delle restrizioni. Ok, grazie per questa opportunità per parlare un po' della situazione Covid prima e dopo la situazione sanitaria e sul punto di vista economico. Io prima di tutto devo far ricordare che la Tunisia al mese di marzo, aprile e maggio siamo arrivati al mese di maggio con 0 casi di Covid.
e questo perché abbiamo chiuso, abbiamo preso degli errori dalla Francia, dall'Italia e dalla Spagna e abbiamo preso delle buone decisioni e grazie anche a un corpo medicale che è di altissimo livello e gente di alto livello sul punto di vista scientifico e hanno gestito bene questa epidemia. No, abbiamo superato questo periodo, abbiamo chiuso, abbiamo aperto mano a mano un po' le imprese con 30%, 50%, 60%, dopo hanno ripreso al 100%. Abbiamo cercato a recuperare una parte della produzione che era bloccata in Cina e altri paesi, dei paesi europei sulla Tunisia in questo periodo e la cosa è andata più o meno bene per un periodo. Dopo è venuto l'estate, abbiamo aperto un po' le frontiere per il turismo e per altri e per anche gli immigrati tunisini che vengono restati in Tunisia. Questa cosa ha fatto che oggi l'epidemia non è verticale ma è divenuta orizzontale. Questo la gente hanno visto nella prima parte, diciamo, della pandemia che le cose sono andate bene e sono state non molto, non hanno preso le precauzioni necessarie e questo li vediamo oggi con 18.000 casi che più o meno 1.000 casi al giorno da una settimana sono 1.000 casi al giorno. Sono numeri molto molto importanti. La cosa, io sono un po' fiducioso perché il sistema sanitario nostro, anche se non abbiamo i mezzi necessari, ma dall'altra parte abbiamo medici e gente competente che stanno gestendo questa pandemia in Tunisia. Hanno fatto il coprifuoco in tre governatorate oggi, ma questo coprifuoco sono più per ristoranti, per uscire, eccetera, ma non per la parte industriale, gente che lavorano su tre squadre, continuano a lavorare con tre squadre, dunque non è un problema di questo livello. Non c'è nessuna azienda che è chiusa. Quando c'è un caso, prendiamo la persona che è malata, vediamo con chi ha lavorato, una linea di produzione, un dipartimento, quelli lì vanno, fanno il test, se le cose vanno bene, le cose riprendono, diciamo, il lavoro riprende. Dunque, la pandemia oggi, con il nuovo governo di Meschici che è venuto un mese fa, la regola è viviamo con questa pandemia, viviamo con la pandemia. Non abbiamo scelta, dobbiamo andare avanti, non siamo un paese che è molto ricco, dobbiamo lavorare per vivere, per dar mangiare alla gente. Ma sempre, sempre tenendo conto di degli aspetti, diciamo, sanitari, perché la vita umana per noi, come per tutto il mondo, è molto importante. C'è le precauzioni necessarie, gli industriali tunisini e stranieri sono gente molto responsabile, la maggiorità di loro sono responsabili, hanno preso le precauzioni necessarie per non bloccare la produzione nelle aziende. È vero che l'ambasciata è stata chiusa, penso per precauzioni di una parte, potrebbe che c'è uno che è venuto malato, non volevano di fare la disinfezione necessaria, ma non penso che sarà una chiusura di lunga termine, sarà per qualche giorno il tempo di mettere a posto un po', diciamo, l'aspetto sanitario in ambasciata. Molto bene, ecco, purtroppo per la pandemia l'attività economica, lo diceva lei prima, ha subito un significativo rallentamento. Ecco, nonostante il nuovo governo presieduto da Fakhfakh abbia adottato misure importanti per combattere il coronavirus. Il 2020, ricordiamo, sarebbe dovuto essere proprio l'anno del decollo economico in termini di crescita e di attrazione degli investimenti tanto interni quanto esterni, proprio a seguito della nomina del nuovo capo del governo. Ma purtroppo la situazione sanitaria in Tunisia, appunto abbiamo detto prima, è critica e porterà sicuramente ad una diminuzione del ritmo delle attività finanziarie ed economico. Le chiedo in che modo durante l'emergenza Covid-19 il governo tunisino ha affrontato l'emergenza, ma soprattutto come e se ha supportato il sistema imprenditoriale delle piccole e medie aziende. Non abbiamo la stessa stampa biglietti come l'avete in Europa voi alla Banca Centrale Europea, non abbiamo potuto stampare tantissimi soldi come voi, ma la cosa che con i mezzi nostri sono state diciamo date delle stipendi anche per la gente che lavora, sono state sovvenzionate da parte dello Stato, non è un stipendio intero come una parte che è stata versata a queste società che non hanno avuto attività, non ha avuto incassi, che sono in difficoltà. C'erano anche l'equivalente dell'INPS in Italia che si chiama CNSS in Tunisia, che è stata anche non pagata al trimestriale ma è spostata al mese di settembre e a dicembre. C'è anche
dichiarazioni fiscali sono state anche spostate, c'erano delle linee di credito a livello delle banche per qualche caso di emergenza e per le società che hanno dei crediti bancari per 3 mesi le rate che vengono tutte le, sono state spostate alla fine del credito. Per esempio c'è un credito su 7 anni, le 3 mesi di Covid saranno pagate dopo le 7 anni di prestito. Tutti questi sono, sono più altri, sono state date qualche diciamo agevolazione e situazione che permettono di creare tesorie per le imprese di maniera generale. È vero che delle volte non è sufficiente, ma sono questi le mezzi del paese che è uscito e è stato un po' messo a male con la crisi del Covid, che sta mettendo in piedi un piano di rilancio economico importante che il Covid l'ha fermato una parte e penso che con il nuovo governo diciamo che da grandi linee delle riforme necessarie per la digitalizzazione delle imprese, delle amministrazioni tunisine, per la dogana, per diverse cose che permetteranno di guadagnare i punti anche sul rank del doing business mondiale e anche di creare un clima più e più agevolazioni per far venire investitori stranieri. Questo detto, io dico e vi ripeto, con tutti i nostri problemi che viviamo noi, la Tunisia rimane un sito molto attrattivo nel bacino mediterraneo. Non deve, sul mano d'opera siamo molto competitivi con degli ingegneri molto competenti. Oggi vediamo che tutte le settimane c'è un'emigrazione delle competenze tunisine che sono molto molto ricercate in Francia, in Germania, una parte in Italia e anche in Canada. Donc c'è l'elite di questi giovani che sono escono dalle università tunisine che sono molto richiesti. La manodopera tunisina, questo è molto qualificata e ha un buon prezzo e sì, c'è un testimone forte a questo punto è il fatto che le società italiane e straniere in Tunisia fanno sempre dei nuovi investimenti in Tunisia, non sono nuovi diciamo clienti o società, ma sono nuovi, sono delle expansioni di progetti che esistono sul territorio. Una società che fa 2, 3, 10 milioni di euro per ampliare il suo business vuol dire che crede in questo tema. Questo è un altro aspetto importante. C'è anche, abbiamo visto dopo il Covid, che anche in certo periodo c'è delle società, senza nominare società italiane, che hanno delle ordini, che sono in ballo nell'area, non sanno dove mettere. Li portano in Cina? No, Cina no. Ah, dove troviamo? E hanno visto che il sito tunisino è stato molto reattivo e ha gestito bene il Covid. No, abbiamo portato tantissimi ordini che nel stesso gruppo, non nuovi, nel stesso gruppo che erano previsti di essere su diversi siti, sono venuti verso la Tunisia. Oggi penso la Tunisia porta una soluzione molto forte all'Europa e anche particolarmente all'Italia. Apro una parentesi per dire che l'Italia storicamente nel 1900 era il primo partner della Tunisia, prima della Francia. C'erano 100.000 italiani e dei francesi erano 10.000. Questo per capire che l'importanza di questa prossimità geografica dopo la Seconda Guerra Mondiale così hanno cambiato. Ma realmente il primo partner naturale della Tunisia è l'Italia. Per questo vedo oggi tantissime aziende che chiudono in altri paesi e stanno venendo mano a mano verso la Tunisia per un discorso di nearshoring. Importante, oggi non possono più aspettare i 40 giorni che arriva la merce e esce dalla Cina per arrivare in Italia. Oggi c'è un paese che ha qualche decina di chilometri e che crea un sistema diciamo di produzione molto interessante. L'altro punto, se mi permette Massimo, sì. Sempre dico, oggi non parliamo più noi di delocalizzazione con l'Italia o con l'Europa, parliamo di colocalizzazione. Io ho delle società italiane che erano in difficoltà, hanno portato una parte della loro produzione in Tunisia, ma non hanno chiuso in Italia, perché facendo venire una parte della produzione in Italia hanno aumentato il giro di affari, sono divenuti molto più competitivi e hanno permesso di avere un prodotto fra il lavoro fatto in Tunisia e l'altra parte fatta in Italia, un prodotto molto competitivo e così è divenuto molto concorrenziale contro i paesi come la Cina, l'Asia e tutta questa parte del mondo. E dico sempre oggi, e questi tipi di società, ne ho 10 posso dirli, ma questo hanno permesso di creare posti di lavoro in Tunisia e di
far rimanere le poste in Italia e senza mettere nessuno fuori. Questa è un po' il partenariato, non siamo in concorrenza Tunisia e Italia, siamo due paesi abbastanza vicini che la concorrenza non è fra di noi, è dall'altra parte del mondo. Quindi noi dobbiamo aiutarci per avere una certa competitività sul punto di vista, diciamo, regionale. Giusto. Noi prima abbiamo parlato di una serie di riforme strutturali che la Tunisia in questo periodo sta facendo. Lo dicevamo, riforme nel campo nel campo economico, tra le quali abbiamo la modernizzazione finalmente delle dogane, che era un po' la bestia nera degli investitori che volevano venire a fare business in Tunisia, ma anche la riforma del sistema bancario, di quello fiscale e anche una decentralizzazione amministrativa. Alla luce di tutti questi aspetti, quali vantaggi possiamo dire agli imprenditori italiani che vogliano venire in Tunisia, ci possono essere oggi nel fare investimento in Tunisia e soprattutto quali le nuove opportunità per il Made in Italy? Le opportunità, io vedo, oggi ho avuto due call con l'Italia di aziende che vogliono spostare la loro produzione dalla Cina verso la Tunisia. Le opportunità, a parte che la posizione geografica, la manodopera, c'è anche un sistema fiscale agevolato, meno di prima, perché oggi il GAFI e l'Unione Europea hanno messo un po' certa pressione per le utili che vengano diciamo dell'esportazione, ma abbiamo anche tantissime agevolazioni fiscali e finanziarie in diverse attività. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, penso che il futuro, a parte che sul punto di vista industriale, rimane sempre il tessile un settore molto importante, ma abbiamo anche le attività di servizio e le attività agroalimentari. Queste sono attività che sono molto interessanti, c'è il manodopera qualificata. Abbiamo anche nella mecatronic, nel componente auto, abbiamo tutta una zona di quasi 50 imprese che lavora solamente per Airbus, fa componente. Oggi la Tunisia fa, penso, per non dire sciocchezze, quasi 50% delle pezze che vanno in un aereo. Rimane il motore che non viene da noi, ma tutto il resto, il naso, tutto, le sedili, sono fatti in Tunisia. Dunque, oggi c'è tantissime opportunità nell'industria, nella manifattura, le attività industriali e fra di loro test che rimaniamo molto competitivi, e le attività di servizio, l'agroalimentare anche rimane la Tunisia un sito abbastanza attrattivo su questo. E c'è le vantaggi che sono date, come ha detto lei prima, c'è l'investimento sono nelle zone costiere più il grande Tunisi o capitale, ma quelle che vanno un po' verso l'ovest hanno delle vantaggi finanziari, delle agevolazioni particolari sull'imposizione fiscale e anche degli incentivi finanziari sul capitale investito. Chiaro, ecco, la Camera di Commercio Italiana in Tunisia, di cui lei è presidente, è attiva dal lontano 1984. Oggi vantate oltre 300 soci che appartengono a vari settori produttivi e avete l'obiettivo di promuovere e sviluppare opportunità commerciali ed affari tra Tunisia e Italia. Le chiedo, Murad, in che modo voi come Camera di Commercio avete affrontato ed avete reagito a questa pandemia e soprattutto se avete imparato qualcosa da quanto è successo? Sì, a parte che è vero che la Camera di Commercio, gli statuti sono dell'84, ma prima sono state altre camere, Camera Artigianale Italiana in Tunisia, dunque le camere miste fra Tunisia e Italia esistono da più di 100 anni. E quando abbiamo festeggiato il 30° compleanno della Camera, ho fatto uscire tutti gli statuti delle altre camere. Dunque, questo per dire che questo aspetto camerale associativo fra i due paesi esiste da tanti anni. Noi nel periodo del Covid penso che ho avuto tanti nuovi amici italiani, perché hanno visto che mi sono molto impegnato, la Camera si è molto molto impegnata a aiutare queste imprese, aiutarli per quando c'è delle difficoltà di esportare, c'è una società che si trova deserta, ha avuto difficoltà di esportare dei prodotti farmaceutici, no? Perché tutti i prodotti che sono fabbricati in Tunisia devono avere autorizzazione in questo periodo, non si sa mai, perché abbiamo avuto bisogno delle mascherine, che abbiamo aiutato le società a esportare. C'erano degli italiani che erano bloccati, che volevano ritornare per venire a assistere il loro business in Tunisia. Abbiamo affrettato alla Camera di Commercio un aereo speciale di Bologna per portare una ventina di imprenditori.
siamo stati pronti a ricevere i problemi e tutti i giorni, io e tutti li sanno, la comunità italiana in Tunisia, parlavo con tutti i ministri, parlavo con 5-6 ministri al giorno per risolvere il problema, per aprire le imprese, per aumentare di 30 a 50, per dire che questa società è una società strategica, deve lavorare. C'è una società diserta che parlavo prima, che faceva le macchine per la dialisi, sì. E non poteva, non, e era il primo esportatore dell'Europa di questi diciamo pochette di dialisi. Non possiamo dire no, non possiamo esportare, è un problema sanitario importante. Ho dovuto intervenire anche su questo. Penso che la Camera di Commercio ha assistito a altissimo livello le imprese in questo periodo molto delicato, e oggi tutti sanno che un lavoro di fondo è stato fatto. Io ho avuto, in periodo del Covid, sono stato anche presidente di tutte le camere miste in Tunisia, francese, tedesca, americana, giapponese, canadese. Donc, sono stato incaricato per un anno, donc avevo le due caschette, quella italiana e anche di tutte le camere miste. No, ho aiutato le imprese italiane, ma anche ho aiutato anche le altre società di altre nazionalità, perché tutti volevano riprendere il lavoro, ma dall'altra parte sempre, diciamo, l'aspetto sanitario, il protocollo sanitario deve essere gestito bene, e questa è la cosa che abbiamo fatto, aprendo le aziende con il protocollo sanitario fatto bene, e per questo siamo arrivati a, diciamo, fino a maggio con 0 casi di Covid in Tunisia. Ecco, voi come Camera Tunisi Italiana di Commercio e Industria fornite in condizioni normali tutta una vasta serie di servizi agli imprenditori, alle PMI, ma anche alle multinazionali e alle istituzioni dei due paesi, che cercano appunto di sviluppare delle relazioni economiche sia nuove che esistenti, perché abbiamo detto anche come tanti che già sono lì in Tunisia continuano a fare nuovi investimenti per continuare la loro presenza sul territorio. In che modo, ecco, in condizioni normali la Camera di Commercio fornisce assistenza agli imprenditori italiani che vogliono cogliere le opportunità di business in Tunisia? Quali servizi voi mettete a disposizione? Noi abbiamo un staff permanente in Camera di una decina di persone, loro ruolo di dare assistenza permanente, e di più di questo staff permanente abbiamo anche un contratto di consulenza con un ex diciamo segretario di Stato alla cooperazione internazionale, che è uscito in pensione, che oggi è presente in Camera per cercare a risolvere il problema degli imprenditori. No, abbiamo questo servizio di cercare di risolvere sempre i problemi, se c'è bloccaggio, di dare le buoni consigli, e di più cercare a assistere le imprese a ampliare il loro business, a trovare delle opportunità anche sull'Africa subsahariana. Questi sono gli aspetti permanenti. Diamo anche sempre informazione, quando c'è delle nuove leggi, cerchiamo a dare sempre delle spiegazioni su questo. Abbiamo un after work una volta al mese, nel quale vengono le imprese italiane con una parte del, diciamo, del businessman tunisini, per creare questa sinergia permanente fra le due comunità e poter trovare delle opportunità di business. Donc, c'è un servizio, diciamo, 360 grandi, nel quale anche c'è il servizio di visto per le imprese tunisine che vogliono andare in Italia per comprare prodotti italiani, per acquistare le macchinari italiane, eccetera. Io, se permette Massimo, voglio parlare anche dell'Italia, il primo partner sul punto di vista scambi commerciali, come ho detto prima, 2 anni fa. E questo è venuto perché c'era una linea di credito italiana a livello della cooperazione, che ha un tasso agevolato: si compra i macchinari di origine italiana, puoi prendere un credito a livello della banca con un interesse basso. Questo ha permesso che oggi tutti vanno a comprare le macchine italiane. E io sempre dico, l'Italia non è avere una bella cravatta e mangiare bene e si vestisce bene, non è la moda e mangiare solamente, ma una tecnologia, e c'è, non so se si dice così in italiano, l'ingegnosità italiana. C'è una ingegnosità italiana che non è abbastanza conosciuta, ma che le vediamo tutti i giorni in Tunisia, e gli imprenditori tunisini la vedono. Le macchinari sono di altissimo livello, nel diversi settori, nell'olio, nel settore industriale, e per questo i tunisini comprano dall'Italia, e per questo anche la balanza commerciale è più in favore dell'Italia che in Tunisia, perché andiamo a comprare tantissimi macchinari da voi,
a parte la materia prima e gli aspetti agroalimentari, eccetera, eccetera. Ma questo per dire che l'Italia con la Tunisia, questo partenariato, oggi dobbiamo ampliarlo di più, dobbiamo far venire più imprese italiane in Tunisia per avere questo misto di prodotto che permette di essere competitivi con altri paesi che non sono solamente quella del Mediterraneo, ma che sono un po' più lontani. Molto bene, ecco, però dobbiamo a questo punto dare, dopo che abbiamo invitato le imprese italiane ad andare in Tunisia, dobbiamo però dare anche un consiglio, perché spesso abbiamo imprenditori che pensano che si possa andare in qualsiasi altro paese con le regole a cui sono abituati nel fare impresa nel proprio paese di origine. Presidente Murad, l'ultima domanda in chiusura. Le chiedo, esistono delle cosiddette regole d'oro che un'impresa italiana che punti ad avere successo sul mercato tunisino deve rispettare per evitare amare sorprese? Sa che c'è tantissime società di consulenza, anche c'è italiani che hanno società di consulenza in Tunisia che vogliono, dicono quando arriva uno possiamo gestire tutto. Per loro arriva, li creano società e le lasciano dopo con le difficoltà. Io dico sempre che le prime consulenti, gli avvocati, i commercialisti, l'ambasciata, la camera di commercio devono essere scelte molto bene all'inizio. Questi permetteranno alla fine di non avere brutte sorprese dopo un anno, due o tre. Donc, la scelta dell'avvocato, della camera come primo contatto che permetterà di avere la vera e giusta situazione del paese. Capita sempre che uno viene e vuole fare un progetto, io gli dico no, non si fa in Tunisia questo. Io questa mattina uno vuole fare un progetto di fotovoltaico particolare, eccetera, ho detto non si fa per il momento questa cosa, aspetta ancora 6 mesi che esce il codice speciale. Un altro può venire e dire ok, gli facciamo la costituzione, dopo non avrà l'autorizzazione. Questo dico sempre, il primo contatto è molto importante in Tunisia per non cadere in brutte situazioni e subire questo gli anni successivi. Molto bene, quindi possiamo dare il suggerimento agli imprenditori che abbiano interesse di affacciarsi al mercato tunisino di rivolgersi alla Camera di Commercio, dove sicuramente possono avere una prima accoglienza e una serie di servizi anche per integrarsi nel territorio. Molto bene. Li accogliamo braccia aperte. Perfetto, Presidente Murad, allora io la ringrazio per questo viaggio virtuale nelle opportunità del territorio tunisino, per averci anche tranquillizzato sulla situazione Covid, che pur essendo molto grave, ma comunque dalle sue parole capiamo che il governo e anche tutto il mondo dell'imprenditoria sta reagendo con forza e con positività. Sì, sì. A questo momento di crisi, quindi grazie ancora per la sua chiara esposizione dei fatti e delle opportunità. Grazie a voi per questa intervista e mi avete permesso di dare più visibilità sulla situazione attuale della Tunisia. Sono sempre disponibile per voi a spiegare, anche tutti coloro che hanno bisogno di informazioni, siamo noi Camere di Commercio aperti, anche l'ambasciata stanno facendo un lavoro molto importante, anche l'ambasciatore che sempre difende tantissimo l'impresa italiana e si mette in fronte tutte le volte che è necessario. Bene, torneremo sicuramente a collegarci con voi per sapere gli sviluppi. Ringraziamo i nostri ascoltatori, appuntamento a tutti al prossimo incontro, confronto con un altro paese straniero per le opportunità delle nostre piccole e medie imprese. Arrivederci a tutti. Grazie. E buona giornata. Grazie.